La Domenica di Ameria Radio. Buongiorno e benvenuti a La Domenica di Ameria Radio. Oggi ascolteremo musiche di Luigi Boccherini. In ordine cronologico, Boccherini fu l'ultimo dei grandi musicisti italiani, i quali diedero nel 6 e nel 700 l'avvio al concretarsi delle classiche forme della musica strumentale europea. Educato all'arte, oltre che nella sua città d'origine, che è Lucca, studiò a Roma secondo i dettami della scuola di Corelli e di Tartini. Boccherini soggiornò in seguito a Parigi, prima di stabilirsi definitivamente a Madrid come compositore e virtuoso da camera dell'infante Luigi. Nel 1787 re Federico Guglielmo di Prussia gli conferì il titolo di compositore di corte, ma purtroppo dopo la morte di questi suoi protettori la vita di Boccherini trascorse e finì nella più squallida miseria. La sua opera, che è alla pari di quella della maggior parte dei suoi contemporanei e predecessori italiani, fu purtroppo sospinta nell'ombra di un secolare oblio dalla generale infatuazione operistica dell'Ottocento. Di Boccherini oggi ascolteremo tre quintetti che il compositore scrive tra il 1798 e il 1799. Trascrive e raduna in due raccolte di 12 quintetti, originariamente composti per organici diversi, affidandoli a una formazione strumentale piuttosto insolita, al quartetto d'archi classico, che è formato da due violini, viola e violoncello. Il compositore aggiunge la chitarra. La scelta di questo strumento è un omaggio al committente e dedicatario delle due raccolte, il Marchese di Benavente. Il Marchese era un eccellente chitarrista dilettante e ammiratore sincero di Boccherini. Il mecenate madrileno ospita un'orchestra stabile nel suo palazzo, frequentato da intellettuali, musicisti e pittori, fra i quali ricordiamo spicca il nome di Goya, che era un intimo amico di Boccherini. Proprio a Boccherini il Marchese aveva affidato l'incarico di direttore della musica. L'impiego della chitarra trova del resto un'altra giustificazione nell'interesse nutrito da Boccherini per il folklore del paese di cui è ospite da lungo tempo. In numerose occasioni, elementi pittorici, danze popolari e scene di vita madrilena concorrono ad arricchire queste pagine di musica colta di questo compositore italiano. La trascrizione dei quintetti e l'aggiunta della chitarra risalgono agli ultimi anni di vita di Boccherini, quando il maestro torna sulla propria musica per rielaborare alcune tra le sue opere più amate.
e quindi attinge la sua vastissima produzione cameristica, dentro la quale il genere del quintetto ricopre il ruolo di centro focale. E questa scrittura rivela l'autonomia creativa del compositore. E proprio l'opera di Boccherini, soprattutto nel caso dei quintetti con due violoncelli e di quelli con la chitarra, si fregia proprio di una originalità assoluta. E quindi andiamo ad ascoltare il primo quintetto, quello numero 4 in re maggiore per chitarra e archi, G448, nei movimenti pastorale, allegro maestoso, grave assai fandango. Interpreti Narciso Ipes alla chitarra e i Melos Quartet. Thank you.
Abbiamo ascoltato di Luigi Boccherini il quintetto numero 4 in re maggiore per chitarra e archi. Ora andremo a sentire il quintetto numero 7 in mi minore per chitarra e archi G451 nei movimenti allegro comodo, adagio, minuetto con moto, trio, allegretto. Alla chitarra Narciso Ipes e i Melos Quartet.
Abbiamo ascoltato di Luigi Boccherini il quintetto numero 7 in Mi minore per chitarra ed archi. Concludiamo il nostro ascolto di questa mattina con il quintetto numero 9 in Do maggiore per chitarra e archi G453. I movimenti sono Allegro maestoso assai, Andantino, Allegretto, Ritirata con variazioni, la famosa ritirata di Madrid. Alla chitarra Narciso Ipes e i Melos Quartet.
Thank you.
La domenica di Ameria Radio.